Un saluto a tutti da Piero Gipardo e Stefano Nava. E grazie per aver scelto anche oggi di restare in nostra compagnia per questo match. Un saluto e un grazie anche da parte mia, Pier. E speriamo di divertirci, di far divertire la gente a casa. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione dei padroni di casa. Scelgono di giocarsela a viso aperto, mandano in campo tre giocatori d'attacco, di cui due in posizione defilata e ovviamente una prima punta. 4-3-3 classico, utilizzato anche in Italia da parecchie squadre. È sinonimo spesso di un calcio rapido, ben organizzato. Parte il tiro, pallone in gioco, attenzione. Stefano, che ne pensi della squadra ospite? Stanno rispettando in pieno i programmi della vigilia, che li vedevano favoriti per la vittoria finale. Nelle ultime giornate se la dovranno vedere con alcune delle dirette rivali al titolo. Intanto devono cominciare col fare i tre punti oggi. Immers. Ma da indietro al compagno. Ci sono metri a disposizione. Occhio al cross, alla raccolta, senza problemi dal portiere. La squadra ospite può contare su una difesa praticamente imbattibile, la meno superata, la meno battuta del campionato. Hanno dimostrato una solidità. E c'è la conclusione. È un vero peccato, palla che finisce alta davvero di poco. Immers. Arbitro che concede il vantaggio. Scelta giusta. Buono l'anticipo del difensore. Lozano. Occhio a questo lancio. Portiere che si allunga e sventa la minaccia. E sarà calcio d'angolo. Occhio al corner. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Baumgartling. Schwab. Prova da casa sua. Ha provato con potenza dalla distanza. L'idea non era neanche male. L'esecuzione molto meno. E il portiere accompagna la palla fuori con lo sguardo, senza giustamente intervenire. Immers. Guadagna metri. Si continua. C'è il vantaggio. Occasione d'oro. Hanno sciupato l'occasione del vantaggio. Male qui l'attaccante, male. Da lì doveva segnare un gol che gli avrebbe dato fiducia, oltre a sbloccare il risultato. E finalmente c'è il recupero del pallone e il possesso di palla. Si avvicina all'area. Lozano. Cerca la rete. Ultimo tocco del difensore, si ripartirà col corner. Occhio al pallone in mezzo. Ci è arrivato il portiere evitando un gol sicuro. Splendida parata in tuffo. Difesa sotto pressione, ci sarà nuovamente calcio d'angolo. Pallone in mezzo, tentativo sventato senza problemi dal portiere. Occhio al suo movimento. Ottimo intervento difensivo. Immers. Kishna. Può andare. Lozano. Sakai. Punta l'area. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Hendricks. Prova dalla distanza. Palla che termina fuori. Onestamente ho perso il conto delle occasioni sprecate. Immers. L'arbitro dunque lascia giocare. Giusto, concesso il vantaggio. Baumgartling. C'è spazio per andare. Difesa un po' in difficoltà qui, non riesce a spazzare. Kishna.
Lozano. Sakai. Occhio, cerca l'area di rigore. Santon. Baumgartling. Potrebbe crossare. Occhio al cross. Con i pugni allontana. L'extra time sarà di 2 minuti. Santon. Hendrix. E si chiude qui il primo tempo. Primo pallone del secondo tempo giocato al PSV. Hendrix. Ci sono metri a disposizione. Prova a far partire il tiro. Gol che arriva a coronamento di un vero e proprio dominio, questo vantaggio strameritato. Assolutamente, Pierre, stavano giocando davvero bene. Mi chiedevo appunto quando è che avrebbero segnato. Un gol fenomenale. È vero, la parabola del pallone ha nettamente sorpreso il portiere. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Immers. Guadagna metri verso l'area. Nessun problema sul cross. Possono costruire qualcosa di buono da questa rimessa laterale. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Occhio al tiro. E c'è il gol! Palla in rete! Nemmeno il tempo di esultare per il gol segnato, che hanno subito immediatamente il pareggio. È un gol questo che li ripaga per tutti i loro sforzi. Non ha sprecato il cross che arrivava dalla destra. Impeccabile qui sia il cross che la finalizzazione. Uno spettacolo. Ha concluso in porta con determinazione, realizzando davvero un bel gol. Sì, la difesa non ha fatto in tempo a reagire. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Maragna metri. Palla vagante. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Gran palla in mezzo. Attenzione, tutto solo. Occhio perché ci sarà un cambio. Baumgartling. Lozano. Interrompono bene l'azione. Santon. Recupera il pallone lungo la fascia e possono far ripartire l'azione. Arbitro che con... c'è il fallo e dunque punizione. C'è la sostituzione per il PSV. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Punta l'area. Baumgartling. La mette in mezzo. Non la blocca. Attentissimo. Situazione che era complicata. Occhio, se... buona l'intuizione qui. È tutto solo. Ci è arrivato il portiere evitando un gol sicuro. Splendida parata in tuffo. Cambio tra le fila del PSV. Pallone in mezzo.
Non è finita, attenzione. Prova la botta. Passano a condurre col gol che cambia inevitabilmente il tema tattico del match. Vedremo se troveranno spazi nelle ripartenze. Un solo gol di vantaggio è un po' troppo poco da difendere, considerando quanto manca da giocare. Gol di rara bellezza e precisione, con la palla che si è infilata proprio sotto la traversa. Non so se volesse metterla proprio lì. È stata comunque una gran bella conclusione, niente da dire. Buona l'idea qui. Attenzione, pericolo! E c'è la parata, senza difficoltà per il portiere. Si avvicina all'area. Recupera palla, intercettando bene il pallone. Occhio al pressing. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti. Fre guadagna metri verso l'area. Pericolo, ecco il tiro. Pallone che finisce in angolo. Va con i pugni il portiere. Sale Baumgartlinger. Lozano, ecco Santon, cerca il primo palo, senza problemi qui il portiere, riesco a malapena a sentire la mia voce perché il pubblico di casa sa che questa può essere la svolta della gara e la quantità di decibel è cresciuta a dismisura. Stanno letteralmente trascinando la loro squadra verso il gol, che cambierebbe il risultato. Ci sono ancora 2 minuti da giocare. Si abbassa l'attaccante per ricevere palla. Match che sta per finire, un'altra occasione per acciuffare il pari. Palla raccolta senza problemi dal portiere. Ottimo il recupero, passaggio non esatto. Basta così, arriva il fischio dell'arbitro.